Allora, perché noi in realtà veniamo alla festa del cinema di Roma, allestiamo tutto l'Otcon solo per avere Giacomo Giorgio qua. Cioè, basta, dopo qua, è finito, basta, basta. Ciao cari amici di Otcorn. Come stai? Molto bene, grazie, molto bene. Vedi, il nostro obiettivo è questo, basta, abbiamo finito già, basta. Molto Dobbiamo trovarci bene. qua, possiamo fare tipo una cosa situazionista, stiamo 10 minuti qui così a guardare A lì. guardare la telecamera. No, Esatto, sto no. molto felice perché ho visto 2 sere fa Tim Burton. Si è realizzato un sogno. Grandissimo, tu sei un Bartoniano? Sono un Sei... bartoniano, Ma quale? assolutamente. Prima fase, Prima seconda? generation. Cioè, quindi Edward Mani Forbice, Batman e Batman in ritorno, anche Ed Assolutamente. Wood? Assolutamente. Grande Ed Wood, irregolarissimo. Senti Giacomo, allora tu c'hai due cose, due colpi in canna. Che c'è? Uno, partiamo dal caso Claps. Elisa, il caso Claps e noi siamo leggenda. Esatto. Partiamo da per Elisa, il caso Claps, che va a mettere le mani in uno dei casi di cronaca, insomma, di cui si è parlato tantissimo negli anni, insomma, in Italia. Beh, allora, per Elisa il caso Claps è un'occasione più unica che rara nella mia carriera come attore, perché ovviamente un conto è interpretare una storia che nasce dalla penna di una Certo. persona e un altro conto è toccare vita vera, 17 anni di storia di questa famiglia che ha lottato per la verità, per la giustizia. E poi mi sentirei anche di dire che è un racconto sociale, un caso sociale molto importante. Cioè, ora ti dico una cosa un po' assurda, però come è importante Io Capitano di Garrone, film che ho trovato Certo, stupendo e che bellissimo. penso che tutti dovrebbero vedere, a prescindere dalla loro idea, insomma, Sì, dall'idea al loro gusto soggettiva, è proprio cinematografico, una nella roba visione ci socialmente stai. importante da vedere, senza minimamente paragonare. Per Elisa, il caso Claps, anche è una roba da vedere. Perché? Perché racconta una ragazza della provincia italiana, una storia italiana, una famiglia italiana che per 17 anni ha lottato contro lo Stato, contro un certo tipo di Vaticano, contro l'omertà potentina di una certa Sì. categoria, chiaramente, del potentino. Alla ricerca della giustizia, della verità, fino a quando poi passano 17 anni e ritrovano quelli che sono i resti poi Esatto. della sorellina. Io poi ho interpretato il fratello, siamo io e Saurino, Gianmarco Saurino, sì. Gianmarco fa il fratello Gildo Claps, il fratello maggiore, io interpreto Luciano Claps, il fratello minore, e quindi è stata una Beh, lì serie. quanta responsabilità c'è? Perché come dicevi tu, un conto è porti in scena un personaggio che inventi fondamentalmente tu assieme all'autore regista. Qui. È diverso, cioè nel senso il lavoro è uguale ed è giusto che Ok, sia così. certo. L'approccio al lavoro è come fare qualsiasi altro personaggio. Quello che cambia è l'intensità e quanto cadi dentro e la responsabilità di questa cosa. E Perché, l'impatto anche di quello che vai a fare, perché poi. beh, io insomma abbiamo vissuto con la famiglia Claps, proprio vissuto quei mesi a Potenza. E lì come fai però a separare la parte emozionale, cioè comunque il fatto che tu sei lì, cioè quella è vita vera? Quello è mestiere ed è molto difficile. Fatto sta che comunque quando tu giri, io mi ricordo la prima volta che ho visto Gildo Claps che mi ha raccontato, diciamo così, un po' la storia, mi ha raccontato soprattutto com'era il rapporto fra i due fratelli, che era quello che a me E interessava. certo. Non riuscivo a non pensare ai suoi occhi commossi, emozionati, mentre mi diceva questa cosa. È chiaro che è una responsabilità differente. Il lavoro dell'attore resta un gioco, resta un gioco e deve essere così. Certo non vai a salvare No, no, le chiaro, però vite, però un po' sì, cioè ci un pensi, pochino sì, diciamo. un pochino Prima di puoi andare a salvare dormire, ti metti a qualcosa, letto e ci pensi un po' a quella cosa là. assolutamente, puoi sperare, cioè io credo molto in questa cosa, in questo potere del cinema. È chiaro, non è paragonabile a come fare il Chiaro. medico, però quando tu guardi un film, una serie o quello che è, puoi salvare un pochino una persona da un momento brutto, da un desiderio, Sì. puoi svegliare qualche tipo di emozione, un sogno, una roba. Quindi
il cinema ha questo potere proprio. Sì, puoi anche dare un altro orizzonte. Ci sono film che hanno cambiato orizzonti alle persone. E il caso Claps, secondo me, è una di quelle cose lì. È una cosa che socialmente può far ragionare, può portarti a capire come funzionano certe dinamiche, anche a desiderare, per esempio io da tutto il caso Claps resto con un'enorme voglia di sapere, cioè l'assassino è in galera, sì, perfetto, doppio ergastolo, Inghilterra e in Italia. Che l'avevano preso in Inghilterra. Però sì, alla fine della storia ti resta l'amaro in bocca del dire sì, ma tutti gli altri colpevoli? Dove stanno? In 17 anni tutti coloro che hanno taciuto, sì, partecipa, esatto, che si fa? Perché poi lui è riuscito a fare quella cosa lì perché altri non hanno parlato, perché altrimenti era finita subito. E questo sentimento di voler sapere, di voler combattere l'omertà, secondo me è una cosa proprio socialmente importantissima. Sì, che poi in Italia serve ancora di più. Invece noi siamo leggenda completamente diversa, come cosa che vedremo su Prime Video, e lì chi fai? Lì faccio un personaggio che si chiama Nicola, che, va bene, siamo leggenda, parla di ragazzi, quindi è un, potremmo definirlo una storia teen, fanno questi ragazzi che hanno una serie di difficoltà e problematiche di vita, e attraverso queste problematiche scoprono di avere dei superpoteri. Ah, ok. Ma il superpotere tipo non The è... Boys, diciamo un po'. Però la cosa bella di Noi Siamo Leggenda è che il superpotere non è una cosa figa. Ah, cioè non è che voli tipo Superman? No, no, i poteri sono belli, ma non sono esternati in modo figo. Ah, ok. Ma come problematica. Cioè il potere è un problema. E tu che superpotere hai? Si può dire? Non si può dire. Poi ci sarà anche una seconda stagione. Però quello che ti posso dire è che il mio personaggio è un personaggio ordinario. Cioè io fino adesso ho fatto tutti i personaggi straordinari. Quindi sì, Ciro era un personaggio, esatto, fuori dall'ordinario. Extraordinario. Esattamente, esatto. Lorenzo, ma anche Luciano Claps, cioè, insomma. Sì. Lui è un ragazzo di 18-19 anni che vive in una famiglia che si vuole bene. Quindi non c'è neanche un dramma familiare, eccetera. Il divertente, senza dirti il discorso dei poteri, è dove può stare lo straordinario nell'ordinario? Dove può stare? Aspetta che ci penso. Dove può stare? Ah, è bella, perché poi è una cosa che dobbiamo domandarci tutti, perché esatto, tutti facciamo vite ordinarie. Quindi c'è bisogno del superpotere? Ma forse no. Forse no. Forse si può essere straordinari anche in una condizione così ordinaria. Poi mi sono divertito, questo apprezzerai. Allora, in Noi Siamo Leggenda ci sono due citazioni stupende, che chiaramente ho concordato con il regista, certo, e quant'altro. Una è Stai parlando con me, a Taxi Driver, Travis Bickle, in una scena, e l'altra è Natale in casa Copiello, Edoardo, perché a un certo punto c'è questa scena dove io ho un rapporto molto bello e divertente con mio fratello, che è un ragazzo più piccolo, e c'è l'amico, quindi c'è questa scena, dice: tu sei amico di mio fratello? Sì, si vede. come la scena di Edoardo, certo, in casa Copiello col figlio. Vabbè, insomma. Beh, tu ti diverti poi su queste cose. Sì, sì, le adoro. Allora, adesso abbiamo parlato dei due progetti, dobbiamo parlare del macro tema. L'anno scorso abbiamo fatto Brando. Ah sì, su Claps volevo dire soltanto una cosa, il 24 esce, martedì, 24. Che io mi rendo conto che c'è la Champions. Ma tu cosa fai? Ma tu cosa guardi? E io guarderò Claps. Devi guardare Claps. Beh, però prego, scusa, ma adesso, so, dopo Rayplay, dopo è subito su Rayplay. C'è anche su Rayplay, e quindi va bene comunque. Mi rendo conto di chiedere qualcosa di... perché in Italia il calcio è tutto. Il calcio è più del Vaticano. Però là sono 30 anni di storia. Mettete la Champions mano sulla c'è coscienza. Tutti gli anni. Là sono 30 tra anni di poi il vita, girone di Champions, quindi ci sono altre tre partite, esatto, poi. Quindi, ecco. Poi sono tre episodi, saranno tre martedì. Quindi. Ah, perfetto. Quindi è anche piccola, martedì si può vedere. Poi noi lo ricorderemo nelle storie di Hot Corn. Senti Giacomo, l'anno scorso abbiamo fatto un mini tema Brando. Yes. Quest'anno invece volevi parlare di un altro. Prima, quando dicevi lo straordinario nell'ordinario, mi è venuto in mente subito lui, chissà perché. Mastroianni. Perché è lo straordinario nell'ordinario, se tu ci pensi.
Tanto che quando gli chiedevano tu che fai, io faccio la tua, ma non è che faccio, no. Mastroianni è un altro punto insieme a Brando, io ci ho sempre avuto da tu quando... Tu c'hai loro due. C'ho questi due miti. Cioè i Santini nel portafoglio. Sì. Che sono anche molto differenti, no? Cioè, tra di loro. Come atteggiamento, a parte come insomma, come atteggiamento proprio verso la recitazione anche. Anche. Ma la cosa pazzesca di Marcello, io ho visto praticamente tutti i film che ha fatto, tutti. Pure La decima vittima di Elio Petri? Tutti. Coi capelli, beh. Todo modo, tutti quanti. La cosa pazzesca di Marcello è che lui era un'icona, tanto quanto Brando. Totalmente. Tanto quanto Brando. Ma era tutto tranne che un'icona. Nella vita. Cioè, Brando era effettivamente un'icona. Sì, sì, Brando anche era... Anche proprio nella vita aveva questa... Quest'aura proprio, pazzesca, cioè era quasi, no? Un semidio. Lui era l'uomo della porta accanto. Io ho visto anche una quantità di interviste, tipo quella che stiamo facendo io e te adesso, di Marcello. Ma ne avessi trovata una seria. Ne avessi trovata una certo dove lui, che sai, per esempio, no, il mio personaggio, il lavoro dell'attore, le cose, zero. Sì, sì, sempre a cazzeggiare. Sempre con questa simpatia del veramente del ragazzo della porta sì. accanto. E tra l'altro c'è uno pure negli Stati Uniti quando la fa con Sofia Loren, Sofia Loren dice tu sei un simbolo, e lei dice ma che sì, la quando gli dice, lui dice I'm a fucker e tutti ridono, sì, sì. No? E quando gli danno del sex simbolo, lui dice ma io ma, quando incontro qualche ragazza ci vediamo stasera. Una volta, poi forse tra due giorni, cioè capito? Era questa, sì, sì. Era questa era cosa lui qua. Che si demitizzava. E poi nella vita, poi ho visto un sacco di documentari, ho parlato con tante persone che lo conoscevano, e lui nella vita era proprio così, cioè parlava sempre di cibo, la cosa più importante per lui era dove andare a mangiare. Cioè, e no, fumare. Perché fumare, cioè bere, divertirsi così, prima di un certo orario. Non c'era. Cioè, prima di mezzogiorno non esisteva Mastroianni, capito? Dormiva la mattina. Sì. Ed era così, però ha fatto nella sua carriera, ha toccato dei punti talmente alti. Innanzitutto mi ricordo un mio insegnante di recitazione, quando ero piccolino, mi parlava delle braccia, dell'importanza di come muovere le braccia, no? Perché gli attori tendono a gesticolare sì. molto. Ed è un errore, è brutto da vedere. Perché poi rischi di vanificare quello che stai dicendo con la bocca. Esatto, che a teatro invece si dice doppiare il movimento, no? Quando tu dici una cosa e la fai con le dita, le mani e le braccia. Come esempio, per non fare questo, c'è Mastroianni. Ah. Cioè Mastroianni aveva una capacità di rilassamento corporeo nei suoi film, che era, se tu vedi La notte... Che tra l'altro abbiamo citato l'altro giorno, perché c'è un pezzo nel nuovo film di Roberta Torre, Monica Vitti, e c'è il pezzo di Monica Vitti. Se tu vedi La notte, c'è Marcello sempre con ste braccia lungo il corpo, immobili. È vero, quasi sì, è vero. Ma con una nonchalance, cioè non era una cosa che tu vedevi un uomo così stinco. In palla. Quindi lui aveva questa specie di potere, di come se stesse a casa sua, e in realtà era in una scena... Capisci? Da Fellini a tutti quanti. Quindi, e devo dire che più è diventato grande nel tempo, quindi diciamo anche in fase in vecchiaia, e più era straordinario. È vero, sì, anche soprattutto i film alla cioè, fine. Occi Ciorni, Nikita Michalko, certo. Quando lui fa il monologo sulla madre, alla fine, sulla barca, che passa da questa risatina... no, che ricorda con gioia la mamma, poi a un certo punto mentre sta parlando si commuove, comincia a casa, gli trema la bocca, gli scende l'occhio, diventa lucido, si commuove eccetera, e poi ritorna in una sfera dolce e nostalgica. Ragazzi, ma quella è scuola di recitazione pura. C'è gente che però fa non anni. Gli viene riconosciuto meno, cioè se tu dici no, Brando l'attore, Mastroianni sembra dal punto di vista recitativo, no? Comunemente non è considerato così tanto. Ma è un errore proprio perché lui non sembrava non facesse mai fatica, ma invece cioè anche Sostiene Pereira, che è una delle ultime cose. Sostiene Pereira, c'è la scena finale. Cioè, ragazzi, la scena finale di Sostiene Pereira quando lui cammina in con mezzo la giara, sì. alla folla. Cioè, quella è di nuovo scuola di recitazione, sì. È il personaggio si vede da come cammina, altra cosa delle scuole degli attori. Bene, guardi quella scena e c'è tutto, è un uomo anziano
che cammina con la leggerezza di un ragazzo che esce dalla scuola. Davvero. È pazzesco. Cioè Mastroianni aveva una roba che, voglio dire, appunto, attori, insegnanti, anni e anni di tecniche, di cose per arrivare a quella roba lì. Ma tecniche di che? Guardalo. È là. Monologo dove ride, si commuove, è nostalgico, cammina in un certo modo. E che dobbiamo dire? Brando ha cambiato il modo di recitare, sì. Però Mastroianni era, infatti non a caso, Federico Fellini, forse il più grande regista dell'era, non lo so se il più grande, ma comunque tra i più grandi registi del mondo, aveva come, esatto, come attore di riferimento. E non dimentichiamo che i produttori volevano imporgli Paul Newman per La Dolce Vita e lui disse non c'entra assolutamente nulla, aveva ragione. E quando c'è Todomodo, ecco, in Todomodo, vabbè, che poi lì c'è Volonté. Volonté, un altro genio, adoro, eccetera. Però, mio gusto personale. Due modi di concepire. Mio gusto personale. Quando tu vedi Mastroianni e Volonté in quel film, anche se Volonté è un attore teoricamente più preparato, sì, ma guardi, sì, Marcello. Guardi Marcello. Perché quella naturalezza di Marcello, quella cattiveria che poi è esterna, sì, in quel film, fatto, cattivissimo, quella, e ti porta, quindi forse, allora qual è la chiave, no, della recitazione per arrivare al pubblico, la costruzione o la semplicità efficace? Probabilmente Marcello ha dimostrato che era la semplicità efficace. Esatto, cioè, è l'entrarci così, proprio in maniera naturale. Pazzesco. Giacomo Giorgio Lotcorner, grazie caro. Grazie a te.